Oggi mascherine homemade. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi voglio farvi vedere come creare da soli le mascherine per proteggervi dalle polveri. Queste mascherine in carta che nessuno più riesce a trovare nei negozi specializzati e che noi operatori del settore artistico, ma anche, che ne so, della falegnameria, della muratura, tutti quelli quelle figure professionali che necessitano della mascherina per lavorare, non riescono a trovare da nessuna parte. Bene, sia per proteggervi quotidianamente se non trovate la mascherina, sia per proteggervi durante le ore di lavoro, possono essere però un palliativo, essendo scoperti, non schermati, e che invece come me devono andare a lavorare e non hanno alternative che utilizzare queste. Quindi spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a creare le nostre mascherine usa e getta per proteggerci dalle polveri. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre mascherine usa e getta: della carta forno, non una qualunque carta forno, ma una carta forno che non faccia trapassare l'acqua se appunto bagnata. Vi faccio vedere. Create una per provarla, create una conchetta con la carta forno e versatevi dentro dell'acqua, così. Se non fuoriesce l'acqua, lasciatela così per un po' di tempo a decantare. Se per mezz'ora la carta regge senza far passare l'acqua dall'altra parte, e meglio ancora senza bagnare il piano su cui si va a appoggiare, questa vuol dire che ha un'ottima ottima tenuta. Una spillatrice e relative puntine, dell'elastico. Io ho proprio qui l'elastico a metraggio, ma potete usare l'elastico da ufficio, potete usare anche un normalissimo elastico per capelli morbido o anche gli elastici, quelli normali sottili ma reggono meno. Per donna prendiamo la misura di 25 cm, per uomo prendiamo la misura di 30 cm, nel senso della lunghezza. Basta tagliare abbastanza dritto. E voilà, quello che avremo sarà un rettangolo che sarà più lungo nel senso già della carta, del rullo della carta. Noi giriamolo proprio nel senso come se il rotolo si srotolasse innanzi a noi, e lo vediamo facilmente perché il rotolo si richiude innanzi a noi, e cominciamo a creare delle pieghe da 1,5 cm circa a zig zag. Quindi facciamo così, avanti e indietro. Voilà. A questo punto pieghiamo in dentro per 3 cm circa e pinzettiamo, lasciando un occhiello abbastanza ampio per inserire l'elastico all'interno. Quindi qui dentro inseriremo l'elastico e facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi pieghiamo così, fermiamo ben bene con la pinzatrice, ok? I punti teniamoli sull'esterno, quindi adesso piano piano allarghiamo quella che sarà la nostra mascherina. Voilà, allarghiamola ben bene e richiudiamola, cioè noi vediamo semplicemente se riesce a tenere le pieghe. Quindi una volta richiusa facciamo questo lavoro, 1 e 2, così, ok? E facciamo passare all'interno il nostro elastico.
voilà, e la nostra mascherina è bella e pronta per essere utilizzata. Ora vi faccio vedere come metterla. Apriamo la nostra mascherina e indossiamola. Voilà. I miei elastici in questo momento sono un po' larghi, quindi dovrò stringerli ulteriormente, ma meglio abbondare che deficere. Adesso facciamo la prova traspirazione e la facciamo con questa mascherina e con una mascherina normale. Proviamo? Dobbiamo riuscire ad appannare pochissimo il vetro. Se il vetro si appanna troppo, vuol dire che la mascherina non funziona. Se il vetro si appanna poco, vuol dire che la mascherina è buona per le polveri. Non si è appannata. Io ho fatto questo lavoro qua, ok? E come vedete si appanna. Adesso lo rifaccio. Ok, adesso poi andrò a stringere i bordini. Proviamo con una mascherina di quelle professionali, giusto? Oramai questa per noi è divenuta una rarità. Vedete, più o meno è fatta allo stesso modo, anche questa alle pinzatrici, alla pinzata, insomma, più o meno è uguale. Mascherina indossata. Anche questa è una buona mascherina. Però appanna un po'. Vedete? Mentre questa, paradossalmente, non appanna per nulla. Questa ovviamente appanna un po' perché qui dove c'è il filtro è un po' più scoperta, ma comunque ricordiamoci sempre che sono mascherine usa e getta. Queste mascherine, sia questa e a maggior ragione questa, si usano per non far trapassare le polveri, soprattutto in questo periodo di emergenza che non si trovano, possiamo usarle anche a modi, in Sicilia si dice cunotto, a modi conforto, diciamo così, per essere magari più sicuri che non ci arrivi nulla in faccia in maniera diretta e che abbiamo il tempo magari di cambiare la mascherina se non troviamo queste, e quindi possiamo farcela appunto da noi. Ok, anche così mi sento abbastanza protetta e soprattutto sono protetta da qualunque polvere che mi arriva frontalmente e che quindi non respirerò. La reazione dentro è buona, attenti per i bambini perché se tirate su vi tappa la bocca, ovviamente non sono rigide come queste, però con un minimo di accortezza sono un buon palliativo per le polveri, per tutti quegli operatori che in questo periodo devono lavorare, devono proteggersi. In questo periodo di difficoltà di reperibilità delle mascherine può temperare bene al ruolo. Vi ho fatto vedere più o meno ce la fanno, cambiatele ogni 4-6 ore, tanto non costano nulla e ovviamente riciclate gli elastici. Bene, io spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto e pensate possa essere utile, condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Vi mando un enorme bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao, pollice in su!